Esito del settimo incontro del tavolo contrattuale per il rinnovo dei contratti di lavoro per il triennio 2022-2024. Ecco, voglio cominciare così. La determinazione della maggior parte delle sigle sindacali presenti al tavolo, tranne una, ovviamente sapete chi è, che ha preso le distanze non volendo muoversi in un percorso comune per la tutela dei diritti del personale, ci ha già consentito di portare a casa un primo risultato. Abbiamo ottenuto un disegno di legge governativo per il finanziamento di distacchi e permessi, con risorse non contrattuali. Questo significa che qualche soldino in più nelle tasche dei carabinieri arriverà. Ovviamente parliamo sempre dei contrattualizzati, e questo ci permetterà probabilmente di garantire che l'aumento contrattuale fisso sulle indennità fisse partirà dalle 100 euro nette. Quindi dopo tanti anni finalmente riusciamo ad avere un contratto che parte dalle 100 euro nette, a cui poi dovranno essere aggiunte le indennità accessorie. Durante la trattativa è emerso che al momento solo le sei sigle sindacali, ve le ripeto per chi non dovesse conoscerle, SIM Carabinieri, USIC, UNARMA, NSC, SIUCC ed USMIA, solo queste hanno prodotto un documento congiunto comune su cui cominciare a discutere del trattamento accessorio e del normativo. Abbiamo ribadito che non tratteremo argomenti diversi da questo documento congiunto o da quelli presentati dalla parte pubblica, quindi dal governo o dall'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza, e delle due sigle sindacali che hanno condiviso e con cui stiamo condividendo questo documento congiunto, unendo ovviamente le loro richieste. Quindi praticamente tutte le altre proposte sicuramente non saranno, perlomeno da parte nostra, oggetto di valutazione positiva, quindi questo non vuol dire che non si possono presentare, sicuramente saranno presentate, ma non saranno attenzionate come dovuto. Tra le argomentazioni poi discusse sempre durante la seduta del 30 settembre, c'è stata la forte volontà di queste sigle, che vi ho detto, 6 dell'Arma su 7 e 2 della Guardia di Finanza su 3, quindi 8 su 10, di recuperare ulteriori risorse per aumentare, diciamo, le dotazioni contrattuali, evitando di prelevare dai fondi contrattuali l'adeguamento del lavoro straordinario. Cosa significa questo? Oggi noi siamo obbligati per legge a prendere una parte dei soldi per adeguare lo straordinario in base all'aumento parametrale. Ebbene, noi chiediamo di non prenderli dai fondi contrattuali, atteso che, come è stato anche dal governo ribadito e precisato, le risorse non sono adeguate a quelle che dovevano essere allocate per i contratti. Allora abbiamo chiesto di diminuire in piccola parte l'attuale stanziamento complessivo del lavoro straordinario, che non andrebbe di fatto ad incidere sull'attuale sistema, perché provate a pensare, oggi tutte le forze armate e di polizia spendono circa 1 miliardo e 300 milioni, euro più euro meno, per il lavoro straordinario, diminuendo di 20 milioni, quel miliardo e 300 milioni sicuramente non andrebbe a rompere le attuali dotazioni e le attuali assegnazioni che vengono fatte per le forze armate, per le forze di polizia ad ordinamento civile ed ad ordinamento militare.
È una proposta che è anche questa in valutazione, poi vedremo cosa accadrà. Abbiamo ancora una volta ribadito la necessità di un incontro con il governo per discutere sia di stanziamenti dedicati sulla specificità del comparto, legge 183 del 2010, articolo 19, che ci rende diversi dalle altre categorie, dagli altri enti del pubblico impiego, e sia per discutere delle modifiche alla legge 4622, che è la legge sulla sindacalizzazione, su cui gli stati maggiori stanno pian piano reinterpretando, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di attuazione, stanno interpretando, penalizzando sempre più quelle che sono le competenze delle APCSM, quindi vorrebbero ridurci solo a fare il contratto di lavoro e tutto il resto lo dovrebbero fare loro, come dire, non vogliono perdere quell'assoluto potere che oggi hanno, ma lo hanno già cominciato a perdere. Quindi abbiamo chiesto un incontro per chiedere al Presidente del Consiglio, per discutere col Presidente del Consiglio e con tutto il governo sull'opportunità di modifiche della legge 4622, cercando di andare ad avvicinare di più a quella legge sulla sindacalizzazione, che è già propria delle forze di polizia ad ordinamento civile e che non hanno creato in questi 40 anni dalla promulgazione, mettiamo, della legge 121 dell'81 della sindacalizzazione della Polizia di Stato, non ha creato nulla di negativo, anzi ha solo migliorato le condizioni e le organizzazioni interne di quel corpo. Quindi abbiamo discusso di questo, nei prossimi giorni ci faranno sapere la prossima convocazione quando avverrà, anche perché dovranno cominciare a darci delle risposte su quello che noi abbiamo proposto e ribadito. Questo è tutto, vi saluto e vi rimando al prossimo video.